Giovedì 20 novembre prende avvio a Verona la 24esima edizione di Giobbe Orienta, il Salone Nazionale sull'orientamento, scuola, formazione e lavoro. Per tre giorni un fitto calendario di appuntamenti culturali, tra convegni e dibattiti, incontri e seminari e poi ancora tanti laboratori e spettacoli. Due le aree tematiche, la prima dedicata al mondo dell'istruzione e la seconda riservata all'università, la formazione e il lavoro. In ogni area il profilo Job International, che segnala le realtà italiane e straniere che promuovono la mobilità internazionale, mentre il nuovo profilo Job in Green offre spazi per espositori e progetti operanti nei diversi ambiti della sostenibilità. Per il terzo anno consecutivo la Regione Puglia sarà presente con un suo padiglione ed offrirà la possibilità ad alcuni studenti di prendervi parte per presentare esperienze significative di apprendimento. Molte le scuole che si sono candidate per le quattro diverse corregionali: Cambiamenti, Alternativa, Show Cooking in Puglia, La Scuola che Cambia. A disposizione per tutti anche tablet e LIM. L'assessore al diritto allo studio e alla formazione professionale Alba Sasso ci racconta un programma tuttora in via di definizione. Beh, il tema dell'edizione Job Orienta è il rapporto scuola-lavoro e noi siamo presenti con molte scuole e anche con percorsi di formazione professionale, sempre con dei prototipi, diciamo. Per la prima giornata noi abbiamo selezionato tra le varie scuole a cui abbiamo mandato delle richieste che hanno partecipato in qualche modo ai nostri bandi. Abbiamo chiesto alle scuole di presentare dei prototipi, dei manufatti creati appunto per esempio il ragazzo o la ragazza, non so, che premieremo, anzi sono due, un ragazzo e una ragazza, hanno ipotizzato un sistema di app sulla sicurezza della scuola. Abbiamo proposto una gara tra gli istituti alberghieri che alcuni verranno al Job Orienta e ogni giorno cucineranno, diciamo, per il pubblico che gira nei viali del Job Orienta e che già l'anno scorso fu molto sensibile alla cucina pugliese. Oltre alle scuole è prevista la partecipazione degli istituti tecnici superiori, del polo tecnico professionale e per la prima volta delle quattro università pugliesi. Lavoro, imprenditorialità, alternanza e apprendimento in situazione sono quattro tematiche al centro dell'iniziativa. L'assessore regionale Alba Sasso, infine, non nasconde la sua soddisfazione per uno sforzo organizzativo che darà buoni frutti per una Puglia che si presenta a Verona, puntando anche su un buon design dello stand. È l'idea di un anfiteatro, cioè di un luogo aperto, di un luogo antico e moderno insieme e di un luogo che è teatro, perché diciamo è sulla forma del teatro antico, è il teatro della vita e dell'attività di tante ragazze e tanti ragazzi, questo intreccio di antico e moderno che è sempre la formula vincente. Quindi, valorizzare, come ha detto spesso il nostro presidente Vendola, mettersi sulle spalle i propri anziani e andare avanti.